cominciamo da un titolo in particolare che mettiamo in watchlist, che è il nostro titolo nel mirino della settimana. Allora andiamo a scoprire subito di che titolo si tratta. In questo caso hai scelto un'azienda statunitense, Alcoa, terza nel mondo come produttrice di alluminio, dietro alla canadese Rio Tinto Alcan e alla Rusal. Vabbè, citiamo per chi conosce ovviamente le aziende del settore, e gestisce Alcoa operazioni in 44 paesi. Allora, perché ci porti qui oggi? Beh, Alcoa è stato negli anni addietro un titolo importantissimo per Wall Street, era un titolo che poteva, non dico dettare legge, ma essere comunque guida, appunto prima dell'avvento dei tecnologici e così via. Alcoa ha subito nel lungo periodo, dal periodo dei Lehman Brothers, dove veleggiava sui $150, una discesa e poi si è, tra virgolette, addormentato in un range di prezzo che aveva visto i minimi addirittura sotto i $10, quindi dai 150 ai 10, e aveva una resistenza, un livello che il prezzo non riusciva, quindi sostanzialmente la mia visione è dettata dall'analisi tecnica pura, una resistenza, stavo dicendo che il prezzo non riusciva a rompere, una resistenza ai $55-56 circa, e nell'ultimo periodo, nell'ultimo anno, questa resistenza è stata rotta e quindi Alcoa ha invertito il suo trend ribassista. Possiamo cominciare a vederlo anche già dal grafico settimanale, dove risulta proprio a occhio, anche per chi non fa analisi tecnica, come Alcoa Corporation, che è quotato sul NYSE, si fosse ingabbiato in questa sorta di trading range che per l'appunto vedeva la resistenza statica, ossia orizzontale, poi evidenziato con le quattro frecce in rosso, un livello che per anni, per circa 12 anni, è stato insuperabile. Poi nel 2021 lo ha rotto al rialzo, lo ha retestato ed è partito sfiorando i $100, quindi in poco tempo, anche se siamo sul weekly, in poco tempo ha raddoppiato le quotazioni e poi ha iniziato, in concomitanza con gli indici, una fase di storno che tuttora sostanzialmente prosegue. Adesso, al di là di quello che può essere successo ieri o ieri l'altro, qui siamo sul weekly, vediamo come il livello orizzontale, che prima era una resistenza, adesso potrebbe fungere in maniera molto precisa da supporto, e quindi sostanzialmente un ritorno in area $57-58 andrebbe a significare il retest, il pullback di quel supporto ex resistenza, e quindi un livello molto interessante dove andare a portafogliare, verbo che ormai abbiamo fatto nostro, Alcoa, tenendo sempre presente che dal 2021 vediamo sostanzialmente il trend essere rialzista, e qui dobbiamo sempre ricordarci di guardare i grafici in ottica di medio e lungo periodo e ricordarci che la borsa ci dà tempo, il mercato ci dà tempo. Cosa intendo dire? Che quando tempo fa ha sfiorato i $100 si poteva dire: caspita, ormai il titolo è partito, è troppo tardi per entrare, avrei dovuto farlo prima. Ma vediamo come adesso invece sia già in area 68-69, ed è perfettamente plausibile, vista la volatilità dei mercati e vista l'uscita delle trimestrali, che Alcoa possa anche tornare in area 58-57, e ripeto, lì sarebbe molto interessante andarlo a mettere in portafoglio in ottica di medio periodo, ricordando sempre i massimi in area $150, quindi ha ancora molta strada da fare in salita. Ok, e quel livello, sì? Chiedo scusa, quel livello è un livello molto importante se lo andiamo poi a vedere anche sul time frame daily, quindi okay, sul time frame più ristretto, un okay, time frame che ci permette di evidenziare come quel livello che prima vedevamo solamente con la retta orizzontale è un livello che offre invece un doppio supporto, perché anche la retta obliqua, quindi il supporto dinamico, è coincidente con quell'area tra i $57 e i $58. In parole povere, i $58 offrirebbero un doppio supporto per l'ingresso, quindi probabilmente sarà un livello che, se raggiunto, gli investitori andranno a monitorare in maniera importante. Ecco che una volta raggiunto quel livello, se dovessimo avere una nuova settimana di rialzi e quindi con volumi e quindi una nuova accumulazione, potrebbe essere secondo me molto molto interessante metterlo in portafoglio in ottica di medio-lungo periodo.
D'accordo, allora questo è il titolo nel mirino della settimana Alcoa e naturalmente lo mettiamo nella nostra watchlist insieme a tutti gli altri e naturalmente Enrico J è disponibile per ulteriori approfondimenti. Se qualcuno magari lo sta seguendo ce lo può far sapere.